Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Silenzio.
Hvaljen Isuse Marija. Draga djeco, majka sam vam svima i zato se ne bojte. Jer ja čujem vaše molitve, znam da me tražite i zato ja molim svoga sina za vas. Moga sina koji je sjedinjen s nebeskim ocem i duhom tješiteljem. Moga sina koji vodi duše u kraljevstvo odakle je došao. Kraljevstvo mira i svjetlosti. Djeco moja, vama je data sloboda da izaberete. Ali vas ja kao majka molim da odaberete slobodu za dobro. Vi sa čistim i jednostavnim dušama shvaćate. Ako nekada i ne razumijete riječi, u sebi osjećate što je istina. Djeco moja, ne gubite istinu i istinski život da biste slijedili lažni. Istinskim životom kraljevstvo nebesko ulazi u vaša srca, a to je kraljevstvo mira, ljubavi i sklada. Onda, djeco moja, neće biti ni sebičnosti koja vas udaljava od moga sina. Biće ljubavi i razumijevanja za svoje bližnje. Jer zapamtite, iznova vam ponavljam, moliti znači i ljubiti druge bližnje i davati se njima. Ljubite i dajte u mome sinu. Onda će on raditi u vama za vas. Djeco moja, neprestano mislite na moga sina. Ljubite ga neizmjerno, pa ćete imati istinski život, a to će biti za vječnost. Hvala vam, apostoli moje ljubavi. Mirjana, kaže da je Gospod blagoslovila sve nazočne i sve nabočne predmete koje smo donijeli za blagoslova nakon čitanja poruke u grubom prijevodu na engleskom i italijanskom. Zamolit ćemo sve prisutne svećenike da još jedan blagoslove sve nabočne predmete. The rough translation in English, the correct one you will find in the written form during the day. Dear children, I am mother to all of you, and therefore be not afraid, because I hear your prayers. I know that you are searching, and therefore I pray to my son for you. My son, who is united with the Heavenly Father and with the Spirit, Paraclete. My son, who leads souls into the kingdom from where he came, the kingdom of peace and light. My children, you were given freedom to choose. But I, as a mother, implore you to choose freedom for good. You with pure and simple souls comprehend. If sometimes you do not even understand words, within yourself you feel what is truth. My children, do not lose truth, the true life, in order to follow the false one. With true life, the kingdom, the heavenly kingdom is entering in your heart, and that is the kingdom of peace, love, and harmony. And it is then, my children, when there won't be any selfishness that is distancing you from my son. There will be love and understanding for your neighbors. Because remember, I repeat again, to pray means to love the other neighbors and give yourself to them. Love and give in my son, then he will work in you for you. My children, always think of my son. Love him immensely, and then you will have true life, and that will be for eternity. Thank you, apostles of my love. As Mirjana told us, Our Lady blessed all of us and all religious articles we brought her blessing. And after the rough translation in Italian, we'll kindly ask all present priests to bless religious articles, as Our Lady says, that priestly hands are blessed by Christ. La traduzione corretta in lingua italiana potrete trovarla
oggi in giornata. Cari figli, sono madre di tutti voi e perciò non abbiate paura, perché io sento le vostre preghiere. So che mi cercate e perciò prego mio figlio per voi. Mio figlio che è in unione con Padre Celeste e con lo con Spirito Consolatore. Mio figlio che guida le anime nel regno da dove è venuto, regno della pace e della luce. Figli miei, vi è stata data la libertà di scegliere. Perciò io come madre vi prego di scegliere la libertà per il bene. Voi con lo spirito, con l'animo puro e semplice comprendete, ma anche se qualche volta non capite le parole, dentro di voi sentite cosa è la verità. Figli miei, non perdete la verità e la vita veritiera per seguire quella menzognera. Con la vita sincera, regno celeste entra nel vostro cuore. Questo è regno dell'amore, della pace e della concordia. Allora, figli miei, non ci sarà l'egoismo che vi allontanerà da mio figlio. Ci sarà l'amore e comprensione per il vostro prossimo. Perciò ricordate, nuovamente vi ripeto, pregare significa amare gli altri, amare il prossimo, darsi per loro. Amate e donate il mio figlio, allora che lui opererà in voi e per voi. Figli miei, costantemente penso al mio figlio, pensate al mio figlio, amatelo immensamente e allora che avete la vita veritiera. E questo sarà l'eternità. Figli miei, e questo sarà per l'eternità. Figli miei, vi ringrazio, apostoli del mio amore. La Madonna ha benedetto tutti noi presenti qua e tutti i sacerdoti della devozione portati, che adesso benediranno tutti i sacerdoti qua presenti. Evo sa svim svećenicima sada ćemo blagosloviti sve nabožne predmete. U zagovoru Blažene Djevice Marije, Kraljice Mira, udostoj se Gospodine blagosloviti sve ove nabožne predmete. Blagoslovi obilno, Gospodine, koji si Otac, Sin i Duh Sveti. Amen.